avesse scelto una capanna e di nutri con latte della mamma. Questo morbido agnello io ti presento, sperando che così sarai contento. Spiegatemi un po', com'è avvenuto che sia venuto al mondo sconosciuto a soffrire la fame, il freddo, il gelo, mentre comanda sulla terra e il cielo? Ha voluto provare la povertà per aver di noi maggior pietà e in cielo ricchi farci diventare e agli angeli suoi. Quando ai nostri compagni parleremo di questo avvenimento, li vedremo ridere tutti quanti a piena gola, prendendo come scherzo ogni parola. La cosa infatti è tanto grande e strana che supera qualunque mente umana. Ma senza rischio non si può tacere. Dunque al padrone lo farò sapere. Ora a Gerusalemme me ne andrò e domani alla gente parlerò. Pastori allegri, pastori amici, cantiamo insieme, inni felici. Or su, pastori, tutti cantate, e per la gioia lieti saltate. Davide il forte fu un pastore, Davide lieta i nostri cuori. Cercarci là, là, nel prato. Dio sia con te, caro Crispino mio! Mio vecchio Sisto, ti protegga il Dio! Le pecore e le capre stanno bene! Non chiuse nelle ville, tutte insieme, grandi, piccine, sane, riparate. Ma ci sono novità che voi sappiate. È vero ciò che grida il popolino. È vero, a Betlemme c'è un bambino, in una greppia nudo e poverello, riscaldato da un bove un asinello. Se tu lo vuoi vedere con gli occhi tuoi,
quieti stavano i pastori con le pecorelle. Giunse l'ora di dormire là sotto le stelle, ed ecco un angelo volare e Dio sopra di loro raggiare, sicché per ogni ore. E l'angelo parlò: fatevi cuore, un lieto annuncio vengo a recare, che gioia vi può dare, che gioia vi può Onorati signori, dame belle, e voi pure, gentili damigelle, a voi tutti domando un gran favore. Vi prego, non serbateci rancore, siate indulgenti, non ci giudicate, all'incapacità nostra pensate. E se qualcosa non andava bene o non filava come si conviene, guardate al meglio, compiacentemente, mentre in nome di Dio, l'Onnipotente, vi auguriamo con anima sincera la buona sera. Thank you.
Tamo che lo conosceva, lei? Allora, come le è sembrata questa esperienza? Molto faticosa, devo dire. Fino all'ultimo momento non mi ricordavo più niente. Che c'è? Che c'è? Come le è sembrata questa no, rappresentazione? Molto. Mi è piaciuta? Tanto. Ma non l'ha vista. No, guarda. Non l'ha vista. Intervista del dopo spettacolo? Sì. Rai 1, allora, possiamo intervistare, venga, la coprotagonista. Sì. Ma scappa, ecco, la coprotagonista. Come si è sentita in questo primo ruolo così importante? Ma non devi ridere. Non lo so, sono emozionata. Come sei emozionata? Sì. Di qualcosa. Sono ancora emozionata, che devo dire? Ma non vuole dire niente, quindi lasciamola stare. Arrivederci. Questa però è proprio seria. Quanto costa? Quando girano i film riprendono pure quando stanno preparando, quando smontano. Io faccio queste cose, io per lavoro faccio questo. Ah, fai questo. Ah. Riprendi. That's American film. We are trying to make some stay here for this show. It's finished, but it's impossible because it's too late. Goodbye from America. Io mi rispondo, cosa hai fatto? Io bevo me. Poi la battuta però l'ho ripresa, perché insomma due non posso permettere. Mi hanno tutti vita. Tutti vita, devi vita, anche mi pare. Mi piace la volare. Sì, sì, stendiamo. Senti, hai ragione. Deve essere molto alto. Che freddo che fa.